Di nuovo in diretta ogni giovedì, oramai questa è una consuetudine, quindi sono felice di essere di nuovo qui con voi questa sera. E questa sera abbiamo un po' degli ospiti particolari, perché sono pellegrini che hanno vissuto Medjugorje. E in questo momento c'è solo Francesco, ma ne devono arrivare altre tre amiche, speriamo che riescono, perché stanno avendo solo un po' di problemi di linea, ma comunque iniziamo con Francesco che c'è. Intanto vi ringrazio tutti voi che seguite la diretta e vi chiedo gentilmente, come sempre, di attivare le notifiche e condividere. Perché voglio fare questa diretta con i pellegrini di Medjugorje, per parlare appunto del pellegrinaggio di Medjugorje? Prima di tutto dobbiamo capire che cos'è un pellegrinaggio. Un pellegrinaggio ha visto le sue origini esclusivamente per motivi di devozione, di ricerca spirituale o penitenza. E quindi chi va in pellegrinaggio in realtà è alla ricerca di Dio, però poi cercando Dio in realtà, come sempre, trova se stesso. Perché la cosa veramente meravigliosa è che quando trovi Dio trovi tutto, in primis te stesso. E in particolare parliamo del pellegrinaggio di Medjugorje. Medjugorje è proprio un luogo di svolta alla vita di ogni pellegrino, ma non solo da un punto di vista spirituale, ma anche di vita concreta, perché non c'è nulla di più concreto che Dio e la fede che porta lui. Infatti chiunque va a Medjugorje fa un'esperienza di pace, anche perché a Medjugorje la Madonna si presenta come regina della pace, e qualsiasi sia il motivo che ha portato il pellegrino ad arrivare in quel luogo benedetto, anche se arriva lì con dolori profondi di qualsiasi natura, a Medjugorje vive e ritrova la pace del cuore. Una pace che è chiaramente diversa dalla pace provata nel mondo ed è chiaramente una pace soprannaturale. Allora, caro Francesco, iniziamo con te. Ci racconti come hai deciso di andare a Medjugorje la prima volta? Allora, io devo andare indietro da un po' di anni, prima di... Dico che abbiamo 10 minuti, quindi fai... Cercherò di essere brevissimo, perché è un po' lunga la storia. Allora, io sono molto legato a Maria, specialmente da quando ero molto piccolo, già 3 anni, io trascinavo mia nonna... perché sono stato, diciamo, ricoverato in vari ospedali a causa di un tumore di natura benigna scopertomi, nel 96, quando avevo 9 anni. Quindi io ci ho combattuto fin dalla nascita. Vabbè, il Signore sorprende. Io dico sempre che Dio sorprende sempre. E allora ero degente nell'ospedale di Cosenza, perché sono stato tanti anni, diciamo, come si può dire, ricoverato per vedere che cosa io avessi, e andavo spesso e volentieri in cappellina. In cappellina, praticamente, all'ospedale vedevo quelle immaginette di Radio Maria, oppure trovavo qualcosa di Medjugorje. E non ti nascondo, Angela, che i primi anni che io sono venuto a scoprire Medjugorje, io dicevo Medjugorje è a Torino. Io ho sempre sostenuto che Medjugorje era a Torino, cosa che in realtà... non lo so, Angela, non ti so dire, cosa che in realtà non era così. Arriviamo al 2014, quindi dopo l'intervento mio, dopo che tutto, insomma... arriviamo alla mia laurea nel 2014, perché io sono laureato in comunicazione DAMS. Allora io ho chiesto alla Madonna mia, io ho un grandissimo desiderio di laurearmi il giorno della tua festa, il 16 luglio, giorno della Madonna del Carmine, e ho detto: se tu mi fai laureare nel giorno della tua festa, io verrò a trovarti a Medjugorje. Io sono molto legato a Padre Pio, perché Padre Pio è il
santo mio protettore. Io Padre Pio l'ho avuto sempre vicino, sono anche un miracolato. Quindi ho detto: Madonnina mia, io mi voglio laureare il giorno della tua festa. I calendari non uscivano mai. Finalmente, dopo un po' di tempo che io andavo, venivo dall'ufficio del professore per vedere, insomma, questi calendari, escono i calendari e c'era scritto: Francesco Capuano, giorno della seduta, ore, giorno 16 luglio alle ore 16. Allora io quello ho detto: no, ok, vado subito, parto, non ho voluto né festa né niente. Non ho invitato nessun amico. Parto in una data precisa, 23 settembre. Il 23 settembre è il giorno di Padre Pio. Padre Pio è il mio santo protettore. Quindi parto il 23 settembre, emozionatissimo perché non ero mai stato in Bosnia, non ero mai stato, diciamo, facendo questi viaggi, diciamo così, lunghi. E avevo un mal di stomaco tremendo, proprio colossale, che proprio non vi dico. Però quei giorni il Signore mi ha fatto davvero delle sorprese enormi. La prima cosa che ho sperimentato, l'amore, tra le persone, perché c'era lì, c'è davvero la Madonna unisce tutti. Io dico che Međugorje, dico sempre che è il confessionale di tutto il mondo. E quindi praticamente lì ho visto, inizialmente ho sentito tanto amore nelle persone. Poi alla statua di Gesù risorto, grande, ho sperimentato un forte calore, questo calore grande. E poi ho avuto anche l'opportunità, ecco, di conoscere Visca. La prima volta ti parlo, l'ho vista dove c'è Suor Cornelia, dove c'è la casa di, cioè il luogo dove Suor Cornelia, diciamo, ci sono le messe là. Quindi è stato un momento emozionante perché Visca mi ha messo la mano sulla testa. Quindi per me è stato qualcosa che non dimenticherò mai. E ho portato davvero questo amore che la Madonna dice sempre: portate l'amore a tutti, portate l'amore ai miei figli. E io ho cercato di portare proprio quello che la Madonna chiede. Poi, la seconda volta che sono andato nel 2000. Aspetta un attimo, perché volevo chiederti una cosa. A parte il nostro incontro di oggi, noi praticamente ci siamo conosciuti oggi, ma c'è stata anche qui, come dice sempre un mio amico sacerdote, una dioincidenza incredibile. Perché adesso voglio dire a chi ci ascolta che io circa 3 giorni fa, io sono tra l'altro calabrese. E oggi avevo lanciato a tutti i miei gruppi, tutti i miei amici, appunto l'idea di invitare chi si sentiva a partecipare a questa diretta attivamente. E quindi tu hai risposto, ma noi in realtà non ci conoscevamo. Gli amici che invece conoscono stanno riuscendo a entrare in diretta, ma va benissimo così. Si vede che per il momento va bene così, speriamo comunque che riescano ad entrare. Io era circa 3 giorni che cercavo di mettermi in contatto con un ragazzo calabrese che ha avuto una grandissima, un'immensa grazia a Medjugorje, è stato guarito dalla SLA. Perché cercavo questo ragazzo calabrese? Perché io sono di origini calabresi e ho proprio un amore profondo per questa regione, perché trovo che sia una regione veramente vissuta da persone veramente buone, buone anche se la regione è martoriata, ma avete veramente una forza d'animo, un amore reciproco che lo trasmettete. Io sono cresciuta nelle vacanze lì, ho sempre sperimentato questa cosa. E quindi quando ho saputo a Medjugorje che era guarito questo fratello calabrese, alcuni giorni fa mi è venuto in mente e ho detto mi piacerebbe tantissimo poterlo avere in diretta con me, però non sapevo minimamente come raggiungerlo. Oggi tu mi hai chiamata per questa diretta e combinazione sei un suo amico. Quindi se accetterà l'invito, farai da tramite ed è una cosa meravigliosa. Io l'ho visto proprio come veramente una presenza di Maria, perché Maria ci segue, ci ascolta
e fa veramente sentire la sua presenza anche nelle piccole cose e lo dimostra continuamente. Tornando a noi e alla tua esperienza di Medjugorje, quindi ci hai raccontato molto bene la tua prima volta a Medjugorje, ma quante volte tra l'altro ci sei stato in tutto? Due volte. Ah, due, quindi stavi raccontando la seconda. Allora ti faccio parlare perché pensavo che erano più volte, ricordavo No. male. Dici pure allora. Allora, la seconda volta è stata, diciamo, una meravigliosa esperienza. Allora, ti apro una parentesi. Io lo chiamo l'inquilino del piano di sotto, non voleva farmi partire, me ne ha fatto di tutti i colori. Però io poi sono alla fine sono partito e sono partito con tre amici. Con tre amici sono andato a Medjugorje. Aspetta che metto, Il silenzioso. perdonatemi, sì, se no mi suona di continuo. Infatti. Vediamo se ci riesco. Lo faccio col cuore. A posto. Ok. Quindi vi stavo dicendo, sono partito con tre amici, con la nave sempre, perché io parto sempre con la nave quando vado a Međugorje. Arrivo lì, praticamente è bello, io mi sono goduto tutto il pellegrinaggio. Però la cosa che mi è rimasta nel cuore sono queste due cose. Međugorje, ecco, ti rimane del cuore tante cose, però ci sono quelle cose che il Signore proprio ti fa vedere come esperienze particolari. Io le chiamo così. La prima cosa è stato quando io c'è stata l'apparizione, il 2, quando Miriana aveva ancora l'apparizione della Madonna, io sono andato a giugno. Quel giorno ho saputo che, cioè, ho saputo che durante l'apparizione spesse volte delle anime si liberano. Allora io, diciamo, ho avuto un po' di paura, dico, ma sarà, ho detto, voglio comunque, vediamo un po' se vado o non vado. Cioè, ero proprio così. Allora ho chiesto a Don Giuseppe, che ci accompagnava, ho detto, Don Giuseppe, ho detto, come io vorrei andare all'apparizione. Ma come si fa se ci sono queste grida? Ha detto Don Giuseppe: guarda, la Madonna sa chi sei, la Madonna appare anche da dove sei, tu stai sotto, per esempio, lì dove c'è la montagna, i piedi della montagna, e noi siamo sopra, non ti preoccupare, il Signore sa. Vabbè, ok. La mattina alle 3 mi alzo, faccio tutte le cose, verso le 7 vado a fare tipo le 7, 7 e mezza, adesso non ricordo l'orario preciso, vado a fare colazione. Dico ok, vado. Da premettere che le grida erano sotto, va bene? Vado e salgo il monte, trovo quel signore che era con la barba. E mi sembra che si chiama Matteo, che era sempre all'apparizione di Miriana. Mi fa sedere e aspettiamo l'apparizione. Quando arriva Miriana, durante il rosario, il silenzio, quando c'è stata l'apparizione, e sentivo delle grida. Ma queste grida non erano sopra dove io non dovevo essere. Erano sotto dove io dovevo essere. Quindi la Madonna ti ha voluto vicino, diciamo. E Quindi. quindi non ho sentito questa paura. Infatti, le grida erano abbastanza forti, ma si sentivano da sotto e non da sopra. E Diciamo che questa è. negli anni le persone che hanno questo tipo di problemi a Medjugorje sono diminuite notevolmente. Io vado dai tempi della guerra, quindi nei primi anni c'erano molto spesso queste situazioni. E ho imparato due cose comunque. Che veramente se poi ci si mette in preghiera la paura passa, perché veramente ci si sente protetti. E l'altra cosa è che a volte questo suo manifestarsi, diciamo, dell'inquilino del piano di sotto, vorrebbe essere un disturbo per distogliere l'attenzione dalla cosa importante per cui si è lì a Medjugorje, cioè la presenza di Maria. Quindi
Quindi effettivamente non bisogna farsi prendere dal timore, ovviamente solo se si è in preghiera, perché diversamente noi non possiamo minimamente combattere questa realtà, ma possiamo solo difenderci attraverso la preghiera. Ho visto tra l'altro che finalmente Diana è riuscita a entrare in diretta, ti saluto caramente, cara. Diana Grazie a è te, Angela. un'amica. Sì, ho avuto un po' di problemi perché non è che sia molto tecnologica e Lo quindi so, ma ci anche le altre due amiche spiace dovrebbero entrare, non so come mai non stanno entrando, ma va bene. per Francesco, rimani comunque con noi perché poi riprendo il discorso con te. Adesso faccio parlare un attimino Diana, perché Diana è venuta con noi in pellegrinaggio, cioè sei già venuta tante volte con noi perché noi siamo del Piemonte e tu sei del Veneto, ma noi, grazie a Dio, abbiamo amici che arrivano da tutta Italia, dal centro Italia, adesso stanno venendo addirittura, c'è un'amica che dovrebbe entrare in diretta dalla Sicilia, dalla Sardegna, insomma, da tutta Italia riusciamo a organizzarci e incontrarci e vivere insieme il pellegrinaggio. Ma in particolare, ecco qua, stai entrando, oh, eccoci qua, ciao carissima, sei entrata anche tu, ciao Silvana. Ciao, ciao Angela, ciao, ce l'ho Bene, fatta. ce l'hai fatta, ok. Allora Diana, tu questa volta in particolare hai una gioia in più rispetto Sì, una gioia al immensa. pellegrinaggio. Poi noi È abbiamo una anche gioia la immensa. grazia. Solo scusami, finisco la frase. Francesco prima ha detto che il sacerdote gli ha detto che si poteva rimanere giù, poi invece è andato su perché la mamma lo ha chiamato, perché tanto la Madonna ovunque, cioè, appare per tutti. È la stessa cosa che io dico sempre, noi andando al Magnifica che siamo con la Maria. Abbiamo questo immenso dono di pregare insieme a lei, dico a tutti comunque che la Madonna appare per tutti, non solo per noi che siamo lì, ma essere lì, diciamo, umanamente parlando, è bello. Quindi raccontaci tu, Diana, in questo pellegrinaggio, la gioia particolare che hai vissuto e perché. Allora, sì, la gioia particolare è che mi sono sentita proprio dentro il mio cuore un'immensa, diciamo, gratitudine nei confronti di Maria Santissima perché mi ha dato questa grandissima gioia nel portare un sacerdote che si chiama Padre Anton, che è mio padre, appunto, confessore. È stata anche una cosa abbastanza particolare, nel senso che io sono andata, adesso non so se volete un attimo che vi spieghi com'è successo il discorso no, dopo. Sì, però dobbiamo essere un po' brevi perché altrimenti chi ci ascolta diventa, cioè dobbiamo pensare a chi ci ascolta, quindi qualcosa che Sì, chiarisca subito il concetto. io ho ricevuto questa grande grazia da Maria Santissima perché mi sono sentita proprio chiamata come tramite nell'aver portato questo meraviglioso sacerdote e che tutti Che avete viene da, il conosciuto. sacerdote? Viene da, dici da dove viene. Vabbè, lui è armeno, però abita qua vicino all'isola degli Armeni, qua a Venezia, Lido di Venezia, sì. Io devo dire, cara Diana, che noi abbiamo sempre il sacerdote che ci accompagna, ma questa volta ne avevamo due, fra un poco entra il Sì. Don Carlo. Ma devo dirti, io sono abituata a vivere il pellegrinaggio con i sacerdoti, conosco tanti sacerdoti, ma Padre Anton mi ha veramente colpita profondamente, perché pur essendo un sacerdote giovane, ha comunque una spiritualità, una dedizione alle anime, si vede assolutamente che vive la missione di essere il tramite tra Dio e l'uomo, vive veramente con la massima serietà, profondità, attenzione, devozione, la fede che cerca di trasmettere a ogni pellegrino con la stessa intensità. Quindi è stato un dono immenso vivere questo pellegrinaggio con lui. Per lui, tra l'altro, era la Grazie. prima volta che veniva a Medjugorje. No, è la terza volta che veniva a Medjugorje, sì. E tu invece? Io la decima. La decima, però, ripeto, tutte le volte che si viene, la Madonna regala un'emozione grande, immensa. O per un Vero. motivo o per l'altro, si torna sempre a casa che
sia nel cuore veramente tanto, si sente questo amore che la Madonna ci trasmette. E la chiamata, è la chiamata proprio di Maria Santissima, ci fa capire che lei comunque ci conosce uno per uno. E quando, siamo scritti nel suo cuore che ci chiama e ci porta a Medjugorje, questo secondo me è veramente una grazia grande. Ma in queste 10 volte che hai vissuto questi doni grandi, che chiunque va a Medjugorje sa profondamente che cosa significa, se tu dovessi fra tutti raccontarci il dono più grande che hai ricevuto in questi 10 pellegrinaggi, qual è stato? Allora, diciamo che uno in particolare è stato un po' la conversione di mia figlia. Mia figlia aveva un problema abbastanza importante, quindi anche a livello proprio emotivo, aveva delle crisi, quindi ero molto preoccupata per lei. E, tra l'altro, la prima volta sono andata da sola insieme a mio marito, quindi senza essere inserita in un gruppo, e anche lì come opera la Madonna è incredibile, perché io ero all'hotel Grace, quello vicino alla chiesa, e fatalità, proprio nell'hotel ho conosciuto il veggente Ivan, che ci ha chiamato personalmente a casa sua, perché lui è anche abbastanza molto riservato come persona, chiama pochissime proprio persone lì da lui. E ho assistito all'apparizione e lì effettivamente è successo qualcosa, perché mia figlia, che è anche molto sensibile, ha percepito proprio una frequenza d'amore altissima, e da lì ha cominciato piano piano a cambiare, e adesso ha questa trasformazione interiore grazie appunto a Medjugorje, che, come dire, cioè, proprio lì i miracoli ci sono, che forse sono anche Assolutamente. i più belli, perché non c'è una manifestazione esteriore come per esempio una malattia, no? Questo è proprio, ti guarisce il cuore, ti guarisce dentro, e Io secondo me sono. conosco Silvia Muso, che è una ragazza che ha ripreso a camminare a Medjugorje, ma lei lo dice sempre. La Madonna mi ha fatto la grazia appunto di guarirmi nella salute, ma mi rendo conto che la grazia ancora più grande che ho avuto è veramente il dono della fede. Quello che dice è verissimo. Volevo Esatto, invece chiedere a credo. Silvana, che ancora non ha parlato, sei appena rientrata da Medjugorje perché sei tornata con noi. Ti faccio subito questa domanda. Ti manca? Io stavo già pensando di ritornare ad aprile, alla fine di aprile, no? Tu lo fai un Sì, altro. perché adesso noi torniamo dal 29 aprile al 3 maggio e quindi sì. Sì, io vivrei là, praticamente sì. È così, non c'è niente da fare. Non so se riesco a venire adesso, ma ci ripenso di nuovo. Prima lavoravo ed era impossibile. Adesso sono a casa e Più si può fattibile. andare, e ci tornerò prestissimo. Per Tu me è già subito. quante volte sei andata finora a Medjugorje? 9. 9 volte, quindi 9, Questa è la 10. nona volta. Questa è la nona volta. E tu Sì. raccontaci l'esperienza più importante che hai vissuto tu a Medjugorje. Allora, la prima volta la mia conversione è stata a Lourdes, perché la prima volta la chiamata è andata a Lourdes. E poi, sempre perché io prego per la conversione di mio fratello, da tutte queste volte, sono andata a Medjugorje, e lì c'è stato un cambiamento del mio cuore. Sai che dicono che preghi per gli altri e cambi tu? Per me è Vero. successo così. Io ho pregato per lui, per la mia famiglia, e dentro di me sono cambiata io. È stata una cosa difficile, perché gli altri non hanno capito la mia conversione, e ho avuto un rifiuto da parte della mia famiglia proprio quando sono tornata a casa. Però io sono andata avanti, non ho guardato loro, sono cambiata tanto, e piano piano anche la mia mamma è cambiata. Quindi è stata una preghiera per lui, ma il cambiamento l'ho avuto io.
Io non mi Vero. arrendo perché mio fratello è tosto, però io sono più tosta, per cui continuo ad insistere. Quello Vedo. che io sento spesso dire ai pellegrini, appunto, si preoccupano del fatto che loro hanno ricevuto questo incontro, diciamo, no? Come dice la Madonna Medjugorje, diceva spesso alla Legente Miriana, parlava di coloro che ancora non avevano conosciuto l'amore di Dio, i lontani, come potevamo essere anche noi una volta, e grazie alla preghiera di intercessione magari abbiamo avuto Sempre perché io prego per questa la conversione chiamata, di mio scusate un figlio, attimo. tutte queste volte. Però non dobbiamo preoccuparci, appunto, se chi ci sta vicino non si converte quando noi pensiamo che dovrebbero farlo. Quello di cui dobbiamo essere certi è che le nostre preghiere sono sicuramente ascoltate, che il Signore sicuramente agirà nel cuore di queste persone. Quindi dobbiamo rimanere sereni in questo atteggiamento. Ovviamente dobbiamo affidarli, consacrarli, affidare anche noi stessi, consacrare anche noi stessi. Mi ha colpito una preghiera di cui mi ha parlato Fra Michele, ad esempio, dei figli di Divino Amore, anche una preghiera molto bella da dire, è quella proprio di chiedere a Maria di proteggerci, no, dagli attacchi del male. E quindi una di queste protezioni è quella proprio di farci e di far trovare la fede a chi è lontano. Quindi anche a noi se per qualche motivo si abbassa un po' il livello, perché comunque siamo umani e può capitare. Le cadute, può capitare l'aridità, ecco, non dobbiamo turbarci. Madre Teresa di Calcutta è stata nell'aridità 40 anni, quindi con questa fiducia, di questa preghiera costante e della certezza, come dicono i leggenti di Medjugorje, che ogni preghiera è ascoltata allo stesso modo da Dio e da Maria, ecco, con questa certezza dobbiamo essere certi, appunto, che anche loro verranno, anche il sottofratello è tosto. Arriverà il suo momento, Ma come io lo è sono arrivato. di più, io lo sono di più e per cui sono convinta che cambierà, perché lo sono convinta, Benissimo. con l'aiuto di Dio. Torniamo a Francesco. Volevo chiederti, Francesco, tu ti senti cambiato da quando sei andato a Medjugorje? Allora, questa è una bella domanda, moltissimo, moltissimo, perché Medjugorje ti dà proprio il cambiamento, ti cambia dentro. Una volta io mi arrabbiavo facilmente, proprio quando mi provo a arrabbiare, mi arrabbiavo. Poi Medjugorje mi ha cambiato nel senso che sì, mi arrabbio, però non, cioè, non, la rabbia non dura poi così tanto. E volevo raccontare, se me lo permetti, a Angela, un fatto accaduto a me a Medjugorje proprio con un fratello. Con un fratello che era l'autista del pullman, un fratello che aveva problemi alle gambe, non camminava bene. E mi ricordo che lui praticamente è venuto con me sul monte, io e lui, sul Pobro, quello piccolino, la Povero, collina delle la apparizioni. prima della carità. Sì, io ero con lui, con Vincenzo, stavamo facendo il monte, quindi poggiando il piede piano piano, insomma, senza poi cioè, cadere, no? Stando attenti. E lì sul monte praticamente io ho avuto come se lui stava per cadere e l'ho sorretto subito per un braccio. Lui mi ha guardato e mi ha detto: "Ma come hai fatto?" Io: "Non ti preoccupare, Vince, andiamo avanti." E abbiamo fatto il monte. Con tranquillità. Bene, grazie. Vedo intanto che è arrivato Don Carlo. Vediamo se funziona l'audio questa sera. Don Carlo, parla. Oh, Mi sentite? funziona pure l'audio. Miracolo. Miracolo. Prima di Medjugorje non funzionava, dopo il pellegrinaggio funziona. Vedi, tutto al suo posto. Ecco, era meno male, va. Don Carlo, ti voglio fare una domanda. Io e te ci conosciamo da tanti anni e per tanti anni ti ho chiesto di venire a Medjugorje e tu hai sempre detto di no. Poi ci siamo persi di vista perché tu sei andato a vivere in un'altra regione, eccetera, eccetera. Un giorno ci siamo
fortuitamente sentite, io te l'ho buttata lì, se volevi venire, e quella volta hai accettato. Tra l'altro io poi non sono potuta venire perché ho avuto problemi importanti, ma comunque sei andato col gruppo che avrei accompagnato io. Dimmi, Don Carlo, tu che dopo tanti anni sei andato a Medjugorje, hai notato un cambiamento in te nei confronti, adesso la sparo grossa, nei confronti, lo dico a un sacerdote, nei confronti della fede, pensi di aver vissuto un cambiamento? Perché ti faccio questa domanda e poi parli tu. Perché d'accordo. Io come dire, fedele, da semplice fedele, percepisco i sacerdoti che sono stati a Medjugorje, li percepisco con una fede viva, una fede diversa, più profonda, anche se per carità, senza nulla togliere i sacerdoti che non sono andati, ma il sacerdote che va a Medjugorje riesce a trasmettersi qualcosa di diverso, di più. Quindi tu che sei un sacerdote e hai quindi questo spartiacqua del prima e del dopo Medjugorje, oltretutto insomma anche avanti nell'età, cioè non da giovincello diciamo, no? Raccontaci cosa hai vissuto. Beh, anzitutto devo un po' contraddirti, nel senso che io ti ho sempre detto di no, ma non ti ho mai detto no. Ho tergiversato. Era un no, però non sei venuto negli anni precedenti. Questo sì, non sono venuto, ma mi trovavo la ragione profonda, pratica più che profonda, era che mi assorbiva molto la parrocchia e non volevo assentarmi 4-5 giorni, mi sembrava un po' troppo. Perché poi la parrocchia con grossi problemi, diciamo grossi, insomma, tante centinaia di assistiti a San Vincenzo, poi le finanze erano abbastanza problematiche per varie cose che lo sto a dire, e allora mi trovavo un po' a disagio, non mi sentivo in quella tranquillità e pace di poter fare una scelta, ma sono sempre stato simpatizzante. E una ragione che scusa se ti interrompo, questo sta a dimostrare che la Madonna chiama, però si arriva a Medjugorje quando è stato definito da qualcuno che sta al piano di sopra questa volta che è il nostro momento. Questo sì, dimostra l'importante che noi non chiudiamo il cuore, lasciamo quello spiraglio dove poi la grazia agisce quando è il momento giusto. Io ti dico anche questa cosa, no? C'avevo un mio amico che ha lavorato in Vaticano 40 anni, no? Eravamo amici dal 75, per cui, no? E lui era stato convinto dal suo amico, a sua volta un sacerdote messicano, che era diventato direttore spirituale del Pio Pontificio Collegio Messicano di Roma, dove studiano appunto anche i futuri professori di seminari, rettori, eventuali vescovi, eccetera, no? Che era andato, non malavoglia, è stato convinto dal suo amico messicano, che era molto devoto soprattutto della Madonna di Guadalupe, che voleva conoscere questo santuario, no? Questa località. È andato, lui ha lavorato diciamo in segreteria di Stato, poi congregazione per il clero, poi congregazione riti e sacramenti e poi nella commissione Ecclesia Dei per il latino nella Chiesa, no? E lui mi ha raccontato la sua esperienza e mi ha detto: guarda, io ho accontentato un po', però sono andato anche un po' per curiosità. E lui mi ha detto: io non sono andato come emissario, diciamo, del Vaticano, ma sono andato come privato cittadino, sacerdote per conto suo, no? Io non ho la certezza assoluta che lì veramente c'è la presenza, però ho fatto questo ragionamento, ho notato anzitutto la gente prega tanto. Secondo, la gente si converte e si confessa tantissimo e cambia vita. La gente, vedo, serena e con se stessa, che recupera la pace del cuore, eccetera. Io, siccome Gesù ha detto dai loro frutti li riconoscerete, se questi sono i frutti, tanto mi dà tanto. Per cui è un segno di grandezza, di autenticità, di veridicità, eccetera. Per cui, e questa cosa l'ho sempre tenuta presente, per cui ho sempre avuto la voglia di andare, ma poi appunto motivazioni terrene mi hanno trattenuto. Quando mi sono un po' liberato, da 2-3 anni, no, che ho dato le dimissioni, ho detto
Beh, è ora che vada, mi sentivo un po' in ritardo, a dire la verità, un po' a disagio. Poi c'è stato, tu non sei venuta quella volta che non potevi, il papà che era abbastanza grave, e ottobre e i primi di novembre dell'anno scorso è stata la prima volta e questa volta, diciamo, è stata un'esperienza ancora più ricca e esaltante, ecco, se volete poi posso dire Forza, c'era qualcosa. la capogruppo ufficiale. No, scherzo. No, però dici appunto dentro di te, nel tuo cuore, a livello di spiritualità, che cosa hai trovato in Medjugorje rispetto al resto del mondo? Che tra l'altro tu sei un grande viaggiatore, diciamo, hai viaggiato in tantissime nazioni, quindi hai percepito qualcosa di diverso nel tuo cuore? Guarda, io la prima volta ero preoccupato di fare la valigetta, non dimenticare niente, perché era la prima volta. La seconda volta no? l'ho vissuta molto bene, ma era un po' nuova, anche la gente non la conoscevo, eccetera, per cui io non sono, non sono, ero una volta timido, adesso credo che sia abbastanza meno, mi sono trovato molto a mio agio. Questa volta in più, perché è quella più recente, no? E fin dall'inizio, cioè salendo sul pullman, e ho visto nei risguardi dei pellegrini c'è cioè uno sguardo di simpatia, di benevolenza, di sorriso, eccetera. Mi sono sentito subito a mio agio e ho notato di trovarmi nel posto giusto, capito? Mi sono trovato proprio a mio agio e tutto il viaggio è stato così, perché poi anche le tappe che facevamo, due chiacchiere, eccetera. C'era la corsa da parte dei pellegrini anche chi voleva offrirmi il caffè, non sono mai riuscito a pagare niente praticamente. E a parte quello, c'è cioè un entusiasmo e un desiderio di capire anche di vivere in compagnia di un sacerdote e io di mescolarmi in mezzo alla gente, mi piace molto stare in mezzo alla gente, lo faccio sempre da tanti anni, no? E così. Poi arrivato là, diciamo, il ricco menù, tra virgolette, che c'era è stato bellissimo, a parte i contrattempi, la dogana, queste cose, anche l'altra volta era successo un po', ma quello, vabbè, capita, però non mi ha distratto più di tanto. La mia preoccupazione era, diciamo, riposare il primo giorno per essere sveglio, per vivere appieno Però l'esperienza. parliamo della fede, perché tutti questi preamboli, andiamo al succo perché abbiamo pochi minuti. Ah, Parlaci a ok. livello di fede, perché tu parli tantissimo, bellissimo, ma dobbiamo stringere una Certo. cosa. A livello di Guarda, fede, la tua esperienza. la mia, cioè, diciamo, se mettiamo sul piano della fede, io mi sono trovato, se devo essere sincero, mi è sembrato proprio un anticipo di paradiso, perché mi sono trovato benissimo la chiesa, la messa. Le preghiere, il rosario, io mi trovavo in un altro mondo dove tanta gente da tutte le parti che venivano ti facevano sentire loro amico, anche se non ti avevano mai visto, tutti ti salutano, eccetera, no? E poi la bellissima esperienza che ho fatto, che ha cementato ancora di più quello che è, diciamo, il compito principale di un sacerdote, l'Eucaristia, l'Eucaristia. Accompagnato dalla devozione a Maria, evidentemente, perché Maria, per Maria a Gesù, dicevano i nostri padri spirituali, no? Per Maria si arriva a Gesù. E poi l'esperienza del confessionale, del perdono. Confessare più di una lingua, come sapete, soprattutto lo spagnolo, italiano, gente da tutte le parti del mondo, confessare anche con fratelli nel sacerdozio o persone consacrate, per cui mi ci trovavo nel loro mondo, no? E vedere che la misericordia di Dio abbraccia tutti, abbraccia anche noi, perché anche noi siamo peccatori, anche noi abbiamo bisogno di chiedere perdono. Però vedere che il perdono di Dio va ben oltre le parole che dici, l'accoglienza che fai, il sorriso che porgi, diciamo, l'aiuto, diciamo, il suggerimento spirituale. Perché Dio lavora, la grazia ti scavalca, va ben oltre. Tu sei un piccolo strumento di una cosa gigantesca e diciamo, incommensurabile. È difficile da abbracciare, no? E questo mi ha accompagnato sempre, sempre, Ma quello che giorno. hai detto tu è veramente l'esperienza che fanno tutti. Ci si sente veramente nell'anticamera del paradiso.
Sì. A Medjugorje non c'è nulla, ma c'è tutto. A Medjugorje c'è un clima veramente di amore, amore profondo. Si parlano mille lingue, ma sono i gesti che ci accomunano. Non si Esatto. capisce nulla a livello di lingue, parlo, però ci si sente uniti, ci si sente fratelli. C'è questo amore che in nessun altro posto del mondo si percepisce. Adesso però, padre e cari amici che siete con noi in diretta, sia dall'altra parte, sia voi che siete intervenuti direttamente, siccome siamo andati un po' oltre, ti chiedo una benedizione per noi tutti, una preghiera, poi leggerò il messaggio e chiudiamo questa diretta e vi ringrazio di aver partecipato dandoci il vostro pensiero, il vostro racconto. Ecco. Ci vuoi benedire, padre? Molto volentieri, molto volentieri. Diciamo insieme un'Ave Maria alla Vergine. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per intercessione di Maria Santissima, Regina della Pace, vi benedica e vi accompagni sempre Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. E vi aggiungo una piccola cosa, che io ho visitato moltissimi santuari e quello che mi ricordo di più, diciamo, mi ha colpito molto in America, il santuario di Guadalupe, no? Sono stato 2 volte, ma poi anche a Coromoto, in Argentina, eccetera, e altri, e tanti altri. Però l'esperienza di Medjugorje è diversa anche in questo, che gli altri santuari vai lì, passi 2, 3, 4 ore. A Medjugorje ti trattieni dei giorni, vivi una dimensione, per cui ti dà il tempo di assimilare, di entrare, di vivere, di essere avvolti, di stare nell'atmosfera. Cioè, è una cosa bellissima. Un'altra cosa, prima adesso non mi ricordo se Diana o Silvana ha raccontato che il primo pellegrinaggio l'avete fatto a Lourdes, no? Sì. E Lourdes, ad esempio, è un luogo di fede profonda. E io sono andata la prima volta con mio marito, sono rimasta folgorata da questa bellezza. Assolutamente credo che a Lourdes è apparsa la Madonna. Però devo dire, a Lourdes quei 2 giorni che si stanno bastano e non c'è questo continuo richiamo come c'è invece per chi è andato a Medjugorje. E io mi sono data una risposta. Io penso che questo avviene perché a Medjugorje la Madonna sta apparendo, la sua presenza è tangibile, si sente, mentre a Lourdes c'è l'atto di devozione. Crediamo che a Lourdes è apparsa, però non è più quel cammino che in realtà ci sta facendo fare a Medjugorje, ci avvolge e noi percepiamo tutto questo. Quindi la differenza, questa voglia appunto, si rimane più giorni, non si verrebbe più via, si viene via, si vorrebbe subito tornare, no? Come ha detto Silvana prima. Vero. E proprio perché il cuore, l'anima sentono la presenza di Maria, la bellezza di Maria, che i veggenti vedono con gli occhi del corpo. Ma chi ha fede e chi vive a Medjugorje lo sente col cuore, questa presenza. Certo. Volevo Vero, leggere un vero. saggio prima di salutare tutti. Dimmi, padre, scusami. No, no, Leggiamo sottolineavo la stessa cosa un che dicevi tu. messaggio. Stavi Sì. dicendo la stessa cosa. Okay. Allora, messaggio del 25 dicembre 2013. Cari figli, vi porto il re della pace perché lui vi dia la sua pace. Voi figliuoli, pregate, pregate, pregate. Il frutto della preghiera si vedrà sui volti delle persone che si sono decise per Dio e per il suo regno. Io con il mio figlio Gesù vi benedico tutti con la benedizione della pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Ecco, ora la Madonna ha detto, il frutto della preghiera si vedrà sui volti delle persone che si sono decise per Dio. A Medjugorje, su ogni volto si vede veramente questo messaggio, quello che ha detto lei. Veramente si vede la gioia delle persone che hanno questo incontro meraviglioso. Allora, vuoi darci un'ultima riflessione, così chiudiamo la diretta, padre? E invito gli amici che ci ascoltano, se vogliono unirsi al prossimo pellegrinaggio,
Dal 25 aprile al 3 maggio siete benvenuti, contattateci attraverso la pagina e sarete benvenuti. Io direi chi c'è stato e al ritorno, chiaramente avendolo detto alla comunità mia qui, a tutte le messe, ho chiesto anche la preghiera, che io avrei assicurato la preghiera per loro. E poi, chiaramente, quando sono tornato, tantissime persone mi hanno chiesto com'è andata, raccontaci qualcosa. Poi tanti si sono interessati e questo è, diciamo, non solo proclamare le grandi opere di Dio che ci ha salvato e ci salva, ma anche far sì che questo venga diffuso. È una piccola, grande, bella, moderna evangelizzazione. Assolutamente. Evangelizzazione che qua era chiusa, no? Abbiamo Francesco dalla Calabria, Diana dalla Veneto, Silvana dal Piemonte, tu sei in Lombardia, quindi abbiamo un po' chiuso tutta Italia ai piedi di Maria. Ci affidiamo a lei e chiediamo di proteggerci con il suo manto. Va bene? Benissimo. Grazie di aver partecipato a questa diretta. Siate Francesco, siate Diana, siate Silvana e a te Don Carlo, figlio prediletto di Maria. Grazie a ognuno di voi che ci avete seguito. Ci rivediamo non giovedì prossimo, quello dopo, sperando che con Francesco riusciamo a fare questo dono meraviglioso a chi ci segue di questa prossima diretta con un ragazzo che è guarito a Medjugorje. Grazie a Perfetto, tutti, vi auguro una buona grazie, serata. saluti a tutti. Ciao. Grazie a te. Ciao. Grazie a tutti. Grazie mille Angela, grazie. Grazie Angela, Se grazie. potete pregare per un ragazzo che si chiama Michele, un mio carissimo amico, un bambino di 4 anni, affetto da autismo, ma con un tumore a un piedino, che non Stiamo riescono pregando per lui, a riprendere. stiamo pregando per lui. Michele, Perché sì, sta Michele. circolando il messaggio nei vari gruppi. È un mio amico, Sì, è un sì, mio sì, sì. amico. Anche lui. Dai, che ci sia la guarigione, Senz'altro. a lode e gloria.